Ciao, sono Carola Folisi, frequento il primo anno del liceo musicale di Enna. Oggi sono qui in compagnia di due miei compagni e amici. Sono molto curiosa di sapere come sono le loro giornate tipo no Covid. Cominciamo. Come vi chiamate? Mavi Pappalardo. Samuele Napoli. Che anno frequentate? Frequento il terzo anno. Frequento il quarto anno. Da dove venite? Io vengo da Troina, che è piuttosto lontana dalla scuola. Devo svegliarmi ogni mattina alle 5. Io vengo da Enna Alta. Quindi avete orari molto diversi. Come è arrivato a scuola? Prendo il bus alle 5:45. Il viaggio è abbastanza lungo, impiego 2 ore per arrivare, ma non ci si annoia mai. Tra le chiacchierate con i compagni, momenti di ripasso sui libri e qualche sonnellino, il tempo vola velocemente. Beh, direi di sì. Io, per esempio, posso svegliarmi più tardi la mattina e fare le cose con più calma. Prendo il bus scolastico, tranne quando la sveglia non mi suona. Vabbè, non l'ho sentita io. Beh, in quel caso mi accompagnano i miei. La campanella a scuola suona alle 8. Oggi è giovedì, chi avete la prima ora? Matematica, che sfortuna starete pensando, ma io vi dico no, perché il professore riesce a coinvolgermi sempre nelle sue lezioni. E poi la matematica è una delle materie più importanti e va studiata bene. Oggi la prima ora mi tocca studiare la musica. Meno male che ieri ho studiato tutto e la professoressa vuole interrogare su Beethoven. So tutto sulle sue sinfonie. Almeno posso godermi le sue dolci note in tranquillità. Proseguiamo. Chi avete la seconda ora? Quest'ora sarò in compagnia della prof di italiano, che ci ha chiesto di preparare dei PowerPoint per una lezione di educazione civica. Mi piace molto questa metodologia perché rende le lezioni più interattive e divertenti. Per la seconda ora il menu prevede filosofia. È una materia che ho cominciato dal terzo anno, ma anche se l'ho cominciata da poco, devo dire che me ne sono innamorato e l'ora passa molto velocemente. Ma una curiosità. Qual è la vostra materia preferita? Mi metti proprio in difficoltà. Ma la prima materia che mi viene in mente è sicuramente tecnologie musicali, perché grazie a questa disciplina si acquisiscono le conoscenze che permettono di creare musica dal nulla, anche solo con un PC. Beh, direi TAC. È un acronimo, sta per Teoria, Analisi e Composizione, la materia portante della nostra scuola. Beh, durante quest'ora impariamo a leggere le note, a affinare le nostre conoscenze musicali, ad analizzare un brano e addirittura ad imparare l'armonia con la quale anche i brani moderni vengono composti. Passiamo alla terza ora. Che materia avete? Per la terza ora è il momento della storia. Sono sempre molto interessata a questa materia. E inoltre la professoressa spiega in una maniera talmente naturale da riuscire a farmi immergere nel periodo storico che stiamo studiando. La terza ora finalmente posso sfogarmi. C'è educazione fisica. Con il professore scendiamo nel campo di atletica sottostante la scuola, così riusciamo a fare educazione fisica all'aperto e in maniera più efficiente, quando il tempo ce lo permette. Altrimenti possiamo scendere al piano di sotto e abbiamo una palestra spaziosissima e fornita di tantissimi attrezzi. Ma cominciate a sentire un po' di fame? Sempre! Non vedevo l'ora iniziasse l'intervallo. Penso proprio che scenderò sotto per comprare una pizzetta o una focaccia o un calzone, delle patatine o un cornetto. Non lo so, non so proprio cosa scegliere, anche perché il nostro fornitissimo catering ci permette di acquistare qualsiasi cosa ci venga in mente e che possa stuzzicare il nostro palato. Inoltre, la ricreazione è un ottimo momento per fare nuove amicizie. E mangiare un boccone con gli amici è sempre piacevole. Chissà dove si è cacciato quello scemo di Samuele. Da morire. Per fortuna ora c'è il nostro momento di ricreazione. La campanella suona alle 10:45. Posso andare a mangiare, posso andare a socializzare con i miei compagni. Chissà che sta facendo Mavi. Beh, in ogni caso io ho portato un panino da casa, così posso sbrigarmi e sfruttare al meglio questo momento. Entriamo un po' sul personale. Qual è il vostro professore preferito? Mi vuoi fare passare dei guai? Sì, tu mi vuoi proprio fare passare dei guai, anche perché i professori mi piacciono tutti. Ma se dovessi proprio scegliere, penserei alla prof di inglese. Con il suo metodo riesco a comunicare in lingua senza grossi problemi. E poi è una prof molto comprensiva e riesce sempre a prenderci alla maniera giusta. Domanda difficile.
Beh, se proprio dovessi scegliere, direi il mio professore di sassofono, che è il secondo strumento che suono. Con lui ho un ottimo rapporto, mi fa sempre divertire un mondo e anche fare lezioni in orari tardi con lui non mi stanca mai e questo aiuta ovviamente ad accrescere la mia conoscenza su quello strumento. L'unica cosa che mi dispiace è che dal prossimo anno purtroppo dovrò abbandonare il mio secondo strumento per dedicare un'ora in più al mio primo strumento, ovvero la chitarra. E quindi mi mancherà un po' fare lezioni insieme a questo prof. I primi giorni cercate spesso di approcciare e conoscere le nuove classi? Ovviamente, sono una persona molto socievole e mi piace dare dei consigli, specialmente a chi ha meno esperienza di me. E, in questo caso, alle nostre matricole. Sì, sono sempre curioso di conoscere le nostre nuove reclute che hanno deciso di intraprendere questa avventura nel nostro liceo. Il minimo che posso fare è dare loro la mia amicizia. Samuele, mi hanno detto che sei rappresentante d'istituto. Sei soddisfatto della carica che ricopri e del lavoro svolto finora? Certamente. Io mi impegno ogni giorno per far sì che ogni alunno non si possa mai trovare in difficoltà o impreparato o sperduto e credo che finora io abbia fatto un buon lavoro. E tu, Mavi, sei soddisfatta di essere rappresentata da Samuele? Chiaramente no! No, dai, a parte gli scherzi, si impegna e adempie i suoi compiti. Samu, ho chiesto a Mavi cosa ne pensa di te. Cosa credi abbia risposto? Credo che abbia risposto che io sia pessimo. Ore 10:45, la campanella è suonata. Tempo di rientrare in classe. Cosa vi aspetta la quarta ora? La quarta ora è storia dell'arte. La professoressa ha detto che oggi avrebbe interrogato. Per fortuna che io mi sono tolta la materia qualche giorno fa e ho preso anche un bel 9. Tuttavia mi fa sempre piacere ascoltare i miei compagni e dalle loro interrogazioni riesco a trarre dei nuovi insegnamenti. Inoltre, posso approfondire gli argomenti svolti e, perché no, dare anche una sbirciata alle opere che studieremo in seguito. Io quest'ora la dedicherò alla fisica. Non è proprio una materia per il quale sono portato, ma non mi sono mai trovato in difficoltà, questo grazie alla prof, che riesce ad essere sempre esplicativa e concisa anche negli argomenti più complicati. Quindi non mi trovo male, anche quest'ora passa abbastanza in fretta. Sono rimaste le ultime 2 ore. Che materia avete? Ora sì che viene il bello. Abbiamo 2 ore di musica d'insieme, che coinvolgono tutto l'istituto contemporaneamente. Si aprono le classi e diventiamo compagni per tipologia di sezione, fiati, archi e coro. Quindi sarò in compagnia dei ragazzi di primo, di secondo, di quarto e quinto anno. La seconda ora è ancora più speciale, perché tutti quanti, dalle nostre aule di sezione, ci muoviamo verso l'auditorium, dove formeremo un enorme organico, coro e orchestra, composto da tutti gli alunni della scuola. In che gruppo siete coinvolti? Io suono sax e faccio parte della sezione dei fiati. Il mio secondo strumento è canto, perciò io partecipo alla sezione di coro. Ma vi emoziona l'idea di suonare con i vostri compagni? Naturalmente. Sono le circostanze come queste che mi fanno sentire concretamente il clima di famiglia onnipresente nella mia scuola. Posso comprendere cosa vuol dire realmente fare musica e apprezzo il fatto che ognuno di noi metta il proprio tocco personale all'insieme che formiamo, rendendolo unico. Certamente, e mi manca tantissimo. Suonare con i miei compagni è sempre un'emozione unica. Tutti quanti riusciamo a condividere il nostro amore, la nostra passione per la musica e far uscire sempre qualcosa di nuovo, divertente ed emozionante. È suonata l'ultima campanella, le lezioni sono finite? Ancora no. Devo prepararmi per fare 2 lezioni individuali questo pomeriggio, di entrambi i miei strumenti, chitarra e canto. Ancora no. Ho la mia lezione pomeridiana di primo strumento, nel mio caso appunto la chitarra. Ok, quindi ora si pranza? Sì, ma sono piuttosto di fretta. Ho solo il tempo di prendere qualcosa al bar di fronte alla scuola. Le mie lezioni oggi cominciano alle 15. Beh, direi. Io ho un po' di tempo libero, quindi andrò al McDonald's a prendere un panino con i miei amici. Peccato che Mavi non possa venire con noi, credo abbia fretta oggi. Hai tempo prima della lezione, cosa fate dopo pranzo? Penso che ripasserò un po'. Solitamente sto un po' di tempo con i miei compagni,
Ma quando sono da solo preferisco ripassare materie per l'indomani o concedermi un po' di tempo con il mio strumento. Oltre alle occasioni a scuola per fare musica, frequenti altri ambienti dove poterne fare? Sinceramente ancora non ci ho pensato molto. Magari in futuro. Per fortuna sì, ogni lunedì provo con la banda della mia città e serve per farmi fare ore di scuola lavoro e per imparare tantissime cose, anche musicalmente, per la vita. Manca poco alla lezione, siete pronti? Samu, cosa farai durante la lezione? Certo, è sempre un piacere fare la mia lezione di primo strumento. Sono pronto. Beh, in questo momento con il mio professore stiamo preparando un brano di repertorio per un concorso. È un brano piuttosto complicato, ma è una sfida stimolante e devo ammettere che mi sta spronando affinché possa uscire perfetto. Passiamo a te, Mavi. Tu oggi hai due lezioni. Con cosa cominci? Che rapporto hai con i tuoi due professori? Inizierò con il canto. Come nostro solito, la prof mi farà riscaldare la voce attraverso particolari esercizi che mi aiuteranno a cantare meglio durante l'intera lezione. La cosa che mi piace della mia prof è che è sempre disponibilissima e riesce a trovare dei momenti in cui possiamo parlare di noi. Per quanto riguarda la chitarra, il professore mi mette in regola sin da subito, facendomi fare due scale maggiori e minori per riscaldarmi. Con lui ho un ottimo rapporto, riesce a spronarmi positivamente, cercando di farmi migliorare ogni giorno di più, specialmente nella mia emotività. Una cosa che mi fa apprezzare ancora di più questi professori è che sono sempre molto attenti alle esigenze di noi pendolari, conciliando le nostre lezioni in un solo giorno a settimana. Per Arrivati a casa, quindi è il momento di riposarsi. fortuna sì! Avendo già studiato, quando arriverò a casa potrò benissimo stendermi sul letto e guardare una serie TV, a differenza di Samuele, che sicuramente sarà alle prese con i suoi libri. Direi parecchio, è stata una giornata piena. Ancora no. Per domani un'interrogazione di letteratura e nella mia libreria mi sta aspettando il buon Dante Alighieri comodo. Sarà una serata movimentata. Figurati, è stato veramente un piacere e speriamo di vederci presto. Grazie mille, Speriamo mi di voglio rivederci bene e presto. speriamo di rivederci presto. Mi faccio una confidenza. Anche se sono di primo anno e ho frequentato solo per pochi mesi questa scuola e solo con giornate di tipo Covid, ovvero in DAD, posso dire che non potevo fare scelta migliore perché è una scuola fantastica.